24 settembre 1961, prima marcia Perugia-Assisi. Se tutti i cittadini del mondo si mettessero in marcia chiedendo pace, la guerra sarebbe destinata a scomparire dalla faccia della terra. Parole di Norberto Bobbio, uno dei 20.000, tra cui tanti intellettuali appunto e moltissimi giovani, che parteciparono alla prima storica Marcia della Pace per la Fratellanza tra i Popoli, ideata da Aldo Capitini, filosofo della non violenza che rifiutò sempre di iscriversi a un partito per protesta contro l'assolutizzazione della politica e dell'economia. La marcia fu da subito un evento popolare che prendeva le mosse dall'esempio del Mahatma Gandhi e aveva come sfondo naturale il paesaggio fecondato dai passi di San Francesco d'Assisi. L'impegno per il disarmo, mal visto da buona parte del mondo istituzionale, sfumava così, senza mai raccogliere le provocazioni, in una celebrazione della fiducia, della speranza, della serena espressione di una volontà ferma di pacificazione. Il grande giurista cattolico Arturo Carlo Jemolo parlò di benedizione divina che aleggiava sulla gente in cammino. Nei minuti di silenzio per commemorare i morti di tutte le guerre o per causa di esse, le forze dell'ordine inviate per timore di disordini scattarono sull'attenti. Alcuni si inginocchiarono in preghiera, tanti sognarono che molti un giorno avrebbero visto sorgere l'alba di un'umanità in pace.